Senatore Candiani, secondo la Corte dei Conti è a rischio l'IMU per la mancanza del gettito di 600 milioni di euro derivanti dal gioco d'azzardo. Lei come commenta? Commento che finalmente qualcuno sta dicendo al governo quello che noi abbiamo già detto a suo tempo. Ed è abbastanza paradossale che il governo abbia pensato di coprire la rata dell'IMU inserendo i proventi della sanatoria sul gioco d'azzardo. Questo, per chi non si dovesse ricordare, è la cifra finale dopo la riduzione che partiva da 98 miliardi di euro di sanzione applicata ai gestori e sono stati poi riclassificati a 2 miliardi e 6 e adesso hanno messo questo mega sconto all'interno della legge che dovrebbe dare la copertura finanziaria per togliere la rata dell'IMU a 600 milioni di euro. È naturale che a fronte di un decremento da 998 miliardi a 2 miliardi e 6, 600 milioni, è immaginabile che chi deve versare questi soldi farà di tutto per attendere, avendo visto che se tiene duro alla fine non verserà un tubo. E questa è la serietà anche del Paese, ma soprattutto dimostra come il governo stia giocando, sì, questo sì, d'azzardo con i conti degli italiani. Riuscire oggi a risanare i conti dello Stato passando però attraverso una sanatoria sul gioco d'azzardo, che significa automaticamente agevolare ancora una volta i gestori, vuol dire mandare in rovina gli italiani. E ora diciamolo tutta così com'è. Il governo sta cercando di mantenere degli impegni insostenibili in termini politici, facendone pagare il conto alla povera gente, a coloro che con le macchinette cercano la fortuna e poi alla fine si rovinano la vita stessa.